Buonasera dalla redazione di Teletruria, appuntamento consueto con le notizie dalle vallate. Iniziamo dalla Val di Chiana, dove i comuni di Cortona, Castiglione Fiorentino e Foiano si sono uniti per chiedere l'alta velocità in Val di Chiana. Vediamo il servizio. La proposta è stata avanzata. Un meeting per definire la fattibilità di una stazione ferroviaria dell'alta velocità in Val di Chiana. La proposta arriva dai comuni di Cortona, Castiglione Fiorentino e Foiano. Le tre amministrazioni condividono la realizzazione di uno studio progettuale per verificare l'eventuale costruzione di una nuova stazione da far sorgere nella tratta alta velocità che attraversa il territorio locale. I sindaci Meoni di Cortona, Agnelli di Castiglione Fiorentino e Sonnati di Foiano si fanno promotori di un incontro che sarà organizzato a metà del prossimo mese a Cortona. L'incontro intende coinvolgere i comuni della Val di Chiana Aretina, Arezzo, ma anche quelli del Senese e dell'area del Trasimeno, oltre che la regione Toscana, la regione Umbria e le rappresentanze delle categorie produttive. I comuni rimangono convinti che per il progetto di una stazione alta velocità la Val di Chiana Aretina possa essere una scelta vincente per il fatto di attrarre un ampio bacino di utenza. L'opzione di una nuova stazione potrebbe beneficiare dei finanziamenti del PNRR e potrebbe avere ricadute importanti per l'economia locale. Andiamo in Valtiberina dove c'è preoccupazione per la filiera del tabacco. Le problematiche occupazionali che investono il settore della tabacchicoltura preoccupano molto la popolazione nell'alta valle del Tevere. La filiera tabacchicola rappresenta uno storico settore di sviluppo economico dell'Alto Tevere, contando un'incidenza occupazionale di circa 2.500 unità. La recente evoluzione della contrattazione commerciale tra la multinazionale JT e le aziende che operano nel territorio mette pesantemente in discussione le prospettive di una filiera, da cui la preoccupazione del sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, intervenuto nell'incontro che si è tenuto nel fine settimana. Una fase di trasformazione commerciale, di rapporti che vede l'Alto Tevere preoccupato, perché da un lato c'è l'aspetto dei prezzi che devono essere riconosciuti al mondo dell'agricoltura, di questo settore, che devono essere competitivi, ma al tempo stesso devono garantire anche la capacità delle aziende di avere un reddito che ha sempre caratterizzato storicamente su questo territorio un indotto economico importante. Dall'altro ci sono le maestranze, i dipendenti che con il loro lavoro, con il loro impegno garantiscono un importante reddito alle famiglie del nostro territorio. E questi rapporti commerciali, queste trasformazioni commerciali sicuramente preoccupano e non poco la nostra comunità. Per questo i sindaci si sono messi subito al fianco di queste rivendicazioni. Ci auspichiamo che i livelli governativi soprattutto possano indirizzare anche politiche di sostegno di questo territorio. A Terra Nuova Bracciolini proseguono i lavori di risistemazione di strade e marciapiedi. Dopo i finanziamenti per oltre 200.000 euro stanziati lo scorso anno dal Comune di Terranuova, per questo 2022 si è deciso di procedere per la manutenzione delle strade e dei marciapiedi con altri 90.000 euro. I lavori inizieranno a marzo. Procederemo con un nuovo appalto che è già stato eseguito e affideremo i lavori appunto entro nel mese di marzo alla ditta Bruschi che svolgerà appunto le asfaltature, in particolare sulla strada di Poggiornandi, quasi tutta la strada di Poggiornandi, sui marciapiedi all'interno dei quartieri di Paperina e Pernina e poi ci sarà anche un investimento per quanto riguarda l'accesso al parco pubblico attrezzato, nonché interventi nella frazione di Santa Maria Badiola. Fra gli interventi previsti, la realizzazione di un camminamento d'ingresso al campo di calcio A11. Questo attraversamento ovviamente servirà a migliorare la funzionalità e la sicurezza, dato che si tratta di una nuova struttura che viene particolarmente utilizzata soprattutto dai giovani e quindi ci sembrava opportuno realizzare sia l'attraversamento pedonale, quindi tutta la segnaletica necessaria, sia un camminamento proprio vero e proprio di accesso alla struttura. Adesso andiamo in Casentino, tra le tante tradizioni non dimenticate c'è quella di Sant'Antonio.
Se l'Epifania tutte le feste si porta via, per tanti il giorno di Sant'Antonio è comunque una festa da non dimenticare, accolta con gioia e rinnovando la tradizione con la benedizione agli animali di cui il santo è protettore, così come è accaduto a Subbiano con Don Alessandro Conti. È una festa che è anche cambiata, diciamo, no? In questi ultimi decenni con la trasformazione della nostra società. Prima gli animali erano per il lavoro, quindi per il sostentamento. Oggi sono diventati gli animali di compagnia, quindi cani, gatti e quant'altro, insomma, ci possa essere. E comunque sempre un ruolo importante nella nostra vita, quello degli animali, che vogliamo benedire, come ci insegna Sant'Antonio, lui che era un eremita, no? Un monaco, e che spesso e volentieri aveva come compagnia quella degli animali. Quindi ci insegna Sant'Antonio ad amare queste creature che sono create da Dio, voglio dire, no? Con rispetto, con amore, prenderci cura di loro. Nella tradizione di Sant'Antonio c'è anche la condivisione del pane benedetto, che a Subbiano continua grazie all'opera dell'antica compagnia della Santissima Annunziata. Certamente questo qui ormai si ripete tutti gli anni, è una consuetudine, viene benedetto il pane, viene distribuito durante le messe. La benedizione dei pani che portiamo nelle nostre case è il segno della condivisione, specialmente in questi tempi di pandemia, è importante che riusciamo ancora a condividere, perché la paura è un elemento che certamente, se esagerato, ci porta a chiuderci al prossimo. Concludiamo così il nostro appuntamento con le informazioni dalle vallate. Grazie della vostra attenzione.